sinceramente mi auguro che non ci sia il ballottaggio, non perché abbia paura del ballottaggio, perché l'ho già avuto un ballottaggio e poi il divario è così ampio che difficilmente questo gap si può colmare, ma soltanto che la Dina non si può permettere il lusso di aspettare 15 giorni prima della ripartenza vera e reale di questa nostra città. E credo che la città appunto sia cambiata, perché magari qualche anno fa uno scontro del genere sarebbe stato quasi improponibile, invece adesso è uno scontro che penso con buona probabilità ci vedrà vincenti al ballottaggio. È durato tutta la notte lo scrutinio per le amministrative a Latina, per concludersi come era già quasi dato per scontato dal primo momento. Vanno dunque al ballottaggio i candidati Vincenzo Zaccheo e Damiano Coletta, i due già sindaco, veri protagonisti del braccio di ferro tra centrodestra e centrosinistra nel capoluogo di provincia. Si è trattata di una sfida giocata all'ultimo voto, che ha visto Zaccheo sempre in maggioranza, anche se non ha raggiunto il quorum necessario per vincere al primo turno. Continua dunque la campagna elettorale per due dei nove candidati sindaco a Latina, un testa a testa che dimostrerà se e quanto la città è cambiata o ha intenzione di cambiare. Ma per saperlo dovremo aspettare il 18 ottobre.